Ciao a tutti ragazze, benvenute nel mio canale. Oggi prepariamo il pesto di zucchine, questa volta però ho le dosi. Io faccio la dose doppia perché lo vorrei anche congelare. E sono, vabbè, vedo quella lì base, diciamo, c'è anche una versione con il latte, però preferisco farla senza latte visto che la devo congelare. 300 di zucchine, 40 di parmigiano, 20 di pinoli o noci, 30 di basilico, 50 di olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio e sale quanto basta. Allora, dobbiamo mettere, vabbè, abbiamo già lavato le zucchine, le ho tagliate a pezzettini. Ora mettiamo nel boccale il parmigiano e i pinoli. Però in realtà io metto le noci, voglio fare questa variante con le noci, che poi in realtà io il parmigiano uso quello grattugiato, quindi lo vado solo a pesare. Verserò soltanto le cioè triterò soltanto le noci. Allora, ho versato i 40 grammi di noci. Ora vado a versare gli 80 di parmigiano, per 8 secondi, velocità 8 e poi metto da parte. Ok, questo è quello che ho ottenuto, l'ho messo da parte. Ora versiamo nel boccale il basilico e l'aglio. E facciamo andare 2 secondi velocità 7. Ok, ora aggiungo le zucchine. Cadranno tutte. E frullo 5 secondi velocità 4. Ora verso l'olio. Ovviamente ho fatto la dose in più, eh. La dose doppia. Verso l'olio, il sale e lascio cuocere 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Questo è quello che abbiamo ottenuto. Ora faccio raffreddare un poco. Quindi aspetto che da 100 arrivi all'incirca a 80 e poi dopo ci verso il composto di noci e parmigiano e poi frullo per 20-30 secondi a velocità 8. Vabbè, vi faccio vedere dopo. Ok, è arrivato a 80. Ora ci ho versato parmigiano e noci. Chiudiamo. Faccio andare 20 secondi. Facciamo anche 25, no? Velocità 8. Ecco quello che abbiamo ottenuto. Sembra molto cremoso. Sì, va bene. Buono. Ora lo verso nei vasetti e poi lo metto nel congelatore perché questi vasetti quando li ho comprati sta scritto che potevano andare nel congelatore. Allora, quella dose che ho fatto che vi ho dato raddoppiata sono venuti 5 di 5 barattolini e poi vabbè, questo me lo conservo, lo faccio domani con la pasta. Ora, una volta raffreddati, li metto in congelatore. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi fa piacere seguirmi, iscrivetevi al canale e vi mando un fortissimo bacio.